Presidente, parliamo allora proprio dell'idrovia, ad esempio, che eh, io l'altro giorno sentivo eh, l'onorevole Caon che mi diceva che siete in stretto contatto. E, Roberto. Esatto, Roberto, un caro amico, il canale, scol il, il canale scolmatore e la trasformazione dell'idrovia Padova-Venezia per evitare le piene. La domanda è, siccome l'onorevole Caon... Da quello che ho capito si è molto battuto per questo tema, qua, per questa problematica. Abbiamo, e la, la, abbiamo lavorato assieme. È, infatti, fianco a fianco mi ha detto: si completerà o meno questa idrovia? Il fatto è il fine è quello di salva, salva, salvaguardia idraulica del nostro territorio e la creazione delle via, di una via navigabile, diciamo, di Padova-Venezia. Secondo l'orevole Carone, oltre 500 milioni sono quelli che saranno necessari per il completamento del canale come l'idrovia. E lo scolma pieno sarebbero reperibili, come diceva lei poc'anzi, attraverso anche fondi europei da sempre previsti per le vie navigabili. Per quanto riguarda anche la, la sicurezza, anche dal Recovery Fund. Ci fa una panoramica sull'argomento e ci fa anche capire come avete ottenuto questo eh, consenso plebiscitario a Roma e eh, in Parlamento, perché è stato eh, unanime diciamo, il consenso. Poi se si realizzerà, cosa si può fare, che vantaggi avremo. Mi ricordo che anche Roberto, che è un onorevole, supponeva anche che ci potessero fatte anche piccole banchine per barche, per poi anche per i privati, non solo a livello industriale. Quindi rendere a livello turistico, rendere quindi vitale la zona che è importante. È un, cioè, un pacchetto molto importante, molto interessante. Ce lo può, può descrivere anche gli sforzi che avete fatto per arrivarci. Cioè, beh, Innanzitutto preciso che noi come eh, gruppo imprenditori, addirittura vent'anni fa abbiamo creato un'associazione per la salvaguardia idraulica del territorio, Vicenza, Padova-Venezia. È okay. un'associazione okay. in cui uno dei fondatori è il professor Dal Paus, che è un'eminenza in materia dell'Università di Padova, ingegnere di idraulica, che con, con me, con noi come associazione, ha sempre collaborato per portare avanti questa esigenza. Noi ci siamo sempre battuti per questo da moltissimi anni e adesso, grazie anche alla collaborazione con l'onorevole Caon e anche ad altre persone, l'abbiamo in qualche maniera resa fattibile in maniera concreta, anche economica, ma eh, in una prima fase come canale scolmatore delle acque alluvionali. Quindi il nostro territorio ha un grosso problema, ovviamente, di salvaguardia idraulica. Abbiamo paesi della, di Padova, provincia, anche Vicenza e anche verso Venezia che sono sotto il livello del mare. quindi eh, abbiamo un drammatico problema che il nostro territorio è percorso da un lato dal Brenta e dall'altro dal Bacchiglione. Bacchiglione e Brenta passano a destra e a sinistra del territorio più importante del Veneto: Vicenza, Padova, Venezia e Anche Treviso con le cose un po'. Quindi, noi abbiamo in, in questo momento eh, favorito e reso necessario e urgente fare l'ultimazione dell'idrovia come canale scolmatore delle acque alluvionali. e quindi non Qual è solo un differenza? vantaggio per Padova, è un vantaggio anche territoriale generico per no, il Veneto, anche per Vicenza, soprattutto. Anche... Vicenza è andata sott'acqua nel 2013 <ride> perché si sono sciolte le nevi in maniera. <ride> anticipata per un'ondata di calore ed è arrivata un'ondata di acqua che è passata per che centro fa, di Vicenza io sono degli amici a Vicenza insomma so cosa hanno avuto e subito certo. una roba incredibile quindi noi stiamo lavorando e vorremmo eh, portare avanti eh, in, in un primo momento l'ultimazione dell'idrovia ma vorrei fare una precisazione l'idrovia a Padova Venezia è stata iniziata nel 1966, cioè l'allora. La vostra sindaco, stessa età della vostra associazione? Sì, esattamente, la propria età della nostra associazione e anche, e anche la data della grande alluvione del 66, che in qualche maniera forse è anche. Spinto. Certo, ma l'allora illuminata amministrazione, quindi sindaco crescente, unico sindaco eletto per cinque mandati consecutivi, cosa che oggi non sarebbe possibile. Hanno creato eh, e hanno addirittura dato il nome alla zona industriale come zona industriale e porto fluviale di Padova. La denominazione è zona industriale e porto fluviale, ancora oggi avrà un significato questo. E Vorrei precisare che dal 66 all'89 è stata ultimata al 70%, cioè l'idrovia è già scavata al 70%, su 27 km ne sono scavate più di 15. Ed è abbandonata come una cloaca lì in mezzo ai campi, espropriati. Sono stati espropriati 300.000 metri quadrati di terreni agricoli e contadini per il transito dell'idrovia che non ha mai funzionato. Sono stati costruiti 15 ponti, sono stati costruiti 15 ponti scavati 15 km di canale abbandonato a se stesso dall'89, per una scelta scellerata, secondo me. Della allora amministrazione regionale, che i fondi già previsti per l'ultima azione dell'idrovia, sono stati dirottati in un'altra incompiuta. Quindi, da una incompiuta ah, ne hanno create sì. due. Questa è la realtà: <ride> l'Italia. So. <ride> Ormai ci sono un po' abituato. Eh, sì. Quindi, voglio dire: questa è la situazione. E noi su, sotto questo profilo, eh, come associazione, abbiamo fatto. Molte cose che forse lei non ha avuto modo di, di vedere, ma abbiamo fatto delle, eh, un, un sacco di riunioni, convention, abbiamo coinvolto la regione, abbiamo fatto di tutti i colori per sensibilizzare e far capire che già eh, il costo dell'ultimazione dell'idrovia come canale scolmatore è inferiore 20 volte ai danni che sono stati provocati dalla radunione cioè le alluvioni che abbiamo avuto ricorrenti ogni anno, ogni due anni ogni tre, hanno causato danni tali che avremmo costruito 5 idrovie nel frattempo con gli stessi soldi Il allora, morale è ancora lì pensi che io addirittura come presidente una decina d'anni fa mi ero proposto addirittura di eh, reperire e ho reperito una grossa azienda dall'Alta Padovana di cui non faccio nome ma è stata molto disponibile, che avrebbe eh, dato la disponibilità di scavare tutta la rimanente parte dell'idrovia a costo zero, purché gli si potesse dare in permoto il materiale di risulta. cioè io ti scavo l'idrovia, però mi lasci che mi porti via il materiale di risulta, certo. perché il materiale di risulta è estremamente. Prezioso Ricco. e costoso, sì, sì, certo. Molto, no, noi siamo carenti di materiale di risulta per i sottofondi, per le strade, per le autostrade, per tutto quello che serve. Quindi eh, avevo portato in regione questa proposta qui: cioè, io ho un'azienda che scava su a e spese i 12-13 km che rimangono per arrivare fino alla laguna sì. a costo zero, in cambio li lasciamo portare via il materiale di risulta per utilizzarlo. Per loro questo era una cosa eccezionale e mi sono impegnato molto su questo. Silenzio assoluto. Cioè la regione non ha mai avuto tanta passione per l'idrovia, diciamo, perché vedeva una forma di concorrenza col porto di Venezia, cioè, cioè tutte cose di tipo locale, comunite, st <ride> storie che risalgono al 1402, sì, sì, <ride> sì, sì. quindi in sostanza siamo nel 2021, siamo ancora in queste condizioni, qua incredibile, cioè incredibile. siamo ancora come eravamo nell'89. Io, ogni tanto, vado a vedere l'idrovia. Se lei va a vederla, c'è questo canale di abbandonato dove buttano di tutto: hanno trovato macchine rubate, hanno trovato aria, hanno trovato di tutto su questo canale che è abbandonato a se stesso e 15 ponti costruiti. I ponti sono ancora utilizzabili? Sono sani? Sì, sì, sono ancora utilizzabili, però bisogna stare attenti, perché io ho studiato molto la questione dell'idrovia. Se noi dovessimo trasformarla in idrovia navigabile, in navette di classe quinta C, che possono trasportare fino a 90 container cada uno, certo. dal porto di Marghera a portarle all'interporto di Padova, una navetta fluviomarittima. marittima 90 container trasportati via, via navigabilità interna costerebbe zero rispetto al costo attuale. Che un, un camion porta un container da Venezia lo porta eh, fino eh, a Berlino. Hai idea cosa costa un camion eh. per ogni container? Con una navetta a fuga marittima trasportiamo 90 container in un'ora e mezza circa, neanche lungo un canale, senza semafori, senza. Un tir, un camion che trasporta un container lungo l'autostrada e la porta all'interporta. Ma queste cose sono come io sono stato come parlassi in mezzo al deserto. Eh, quindi in questo momento, però, la sensibilità è aumentata, perché appunto anche queste alluvioni, queste bombe d'acqua, queste situazioni meteorologiche che sono drasticamente cambiate, rendono maggiormente utile e necessario questo stiamo sì, sì. cioè, restando che si poteva fare vent'anni fa trent'anni fa avremmo risparmiato qualche miliardo di euro ma vabbè sono tutti discorsi che bisogna stare coi piedi per terra in questo momento grazie anche a Roberto Caon alla nostra associazione e ad altri volonterosi siamo al punto in cui abbiamo la certezza che sarà realizzato in tempi brevi 4 anni 5 il canale scolmatore delle acque alluvionali che avrà lo scopo a Scaricare tutte le, le acque alluvionali direttamente nella laguna, da uno studio del professor Dal Paus, che ho qui io, anche, abbiamo fatto uno studio, un CD di, di simulazioni, le alluvioni che abbiamo avuto finora avrebbero causato l'innalzamento di 30 cm del livello della laguna veneta senza allagare nessun territorio della provincia avrebbero convogliato le acque del bacchiglione del Brenta sull'idrovia, la quale scarica direttamente in laguna, producendo l'innalzamento del livello della laguna di 30 cm e il risanamento dei sottofondi della laguna, che sono pieni di petrolio e di inquinamenti vari, perché i sedimi alluvionali sono salute per l'idrovia. Per la, per la laguna, andrebbero anche a sanare il fondo della laguna che è molto inquinato. Tutto questo è stato dimostrato, addirittura abbiamo simulato col computer i livelli della. La dell laguna ha un problema di, di, abba... cioè, di innalzamento delle acque, perché dobbiamo sperare che si innalzino ancora di più? Non ho capito il principio. No, no, scusi, tutta l'acqua che arriva dal Brenta e dal Bacchiglione che entra... Laguna L'idrovia e che la scarica nella laguna sì. alla, nella laguna si disperde, e il danno massimo che farebbe, che non sarebbe un danno, innalzerebbe 20-30 cm momentaneamente il livello della laguna, creando un fatto positivo, non negativo e eliminando le alluvioni locali. chiaro, e questo ah, è chiaro. chiarissimo, chiarissimo oh, sì. sì, sì. sì, che lei per due ore, cinque ore innanzi il livello della laguna di 20-30 centimetri che poi si disperde nell'Adriatico nel giro di una giornata qual è il danno? nessun danno, anzi poi abbiamo detto che porta sedime, ricchezza eccetera eccetera aiuterebbe la flora detta, 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 detta. ovviamente l'idrovia Padova-Venezia finita come comunque in, inizialmente terminata come canale scombatore dell'acqua lunare, avrebbe anche L'altro aspetto turistico interessante. Eh, mi racconti questo: che sono. Io deve sapere che ho una piccola topa c'è cioè un piccolo cofano veneziano cofano veneziano che ho, eh, che ho in zona malcontenta. Io sono innamorato, perso della laguna, per me è uno dei posti più belli del mondo. Andare a Lido, andare a Pellestrina, andare a Poveglia, andare in tutti questi posti bellissimi a Torcello. Sono è meraviglioso, è un, è un incanto. Le persone non possono capire, chi non è venuto in laguna, quanto bello è navigare in quei posti. Per cui, io sono un amante anche delle barche piccolissime. Per cui, questa idea di poter avere un piccolo porticciolo in zona Padova, per qualità, da Padova fino alla laguna è lunghetta, però mi incuriosisce molto. No, 27, però, 27. Non è che sia poi tanto lunga: 27 chilometri. Comunque, certamente, che avevamo uno scopo turistico alberghiero eh. che va a integrare e a. Ad aumentare l'interesse per l'ultimazione di questa opera. Non dimentichiamo che abbiamo 200 alberghi ad Abano, Monte Carotto, Canzigna, turisti che diventerebbero pazzi per avere un pazzi, servizio pazzi. di navigazione bellissimo. che portasse da Padova, Interporto, porti i turisti come col burchiello per dire lungo il bellissimo, Brenta, bellissimo, li porti bellissimo. direttamente in linea retta in laguna, dalla laguna possono andare a Chiosa, Venezia, Palestrina, Girare tranquillamente, non solo, ma negli argini dell'idrovia faremo delle piste ciclabili, magari alberate. Bellissimo. Io sono, anche io, il mio primo mezzo è la bicicletta perché in città, eh, vado a okay. giro solo in bici, ovviamente eh, eh, alla banca la bicicletta. Quindi lei è a posto, con l'idrovia va a, al, ovunque, sale in, in bicicletta e va in laguna. <ride> quindi è assolutamente. Interessante sotto tutti i profili, ma il più drammatico è quello delle alluvioni. Non so se lei abbia mai avuto un'alluvione in casa o in fabbrica o in azienda. No, per fortuna, fortuna no ho visto l'immagine: la gente. Cioè, se uno ha, un... io ricordo dei miei clienti, amici, mi dicono, una Bovolenta. Bovolenta è sotto il livello del mare di 4 metri. Questo qui, mio carissimo amico, aveva Quattro un deposito metri, di ragazzi. 4 metri. aveva un, un, un magazzino deposito di genere alimentari beh gli è arrivata un'alluvione dentro di circa due metri e mezzo dentro il magazzino ripieno di generi alimentari Perso tutto. È, questo voleva suicidarsi <ride> una roba folle ragazzi, eh, beh, senza contare poi le alluvioni che abbiamo avuto a Vicenza, che abbiamo avuto a Veggiano, ad Dabona, a Montegrotto a Padova, a Vigo Novo e se vuole continuiamo quindi danni immensi che sarebbero nulla se eh, ci fosse stata l'idrovia, non avrebbero avuto nessun effetto. L'idrovia aveva assorbito tutto perché la mole di acqua espressa in metri cubi ora. Adesso non scendo in questi particolari. Ma eh, sarebbe totalmente assorbita dall'idrovia le, le, le onde di piena che dei fiumi che vengono giù dalle montagne anche eh, durante i periodi primaverili, eccetera, che si scioglie la neve, masse d'acqua enormi potrebbero essere assorbite tranquillamente dall'idrovia e portate in laguna, salvaguardando completamente il territorio. Speriamo che questo progetto oh, sto... prenda, cioè, parte Ma in fretta. Sono abbastanza felice perché me ne sto occupando da, da, da molti anni, perché ho la certezza che come canale scolmatore verrà eseguito sicuramente con il recovery farm, perché alla fine si parla di 200-250 milioni per un gestibile settimana. gestibile certo. e quindi è un prezzo assolutamente eh, mentre è più del doppio per renderlo navigabile per renderlo navigabile sono due aspetti quello della na navigabilità assolutamente necessaria ma solo per il trasporto merci mentre la navigabilità a livello turistico si può fare anche col canale scondatore anzi chiaro sarà Un'ottima eh, utilizzazione del canale scolmatore non solo per la salvaguardia idraulica, ma anche per lo sviluppo del turismo locale, internazionale, tutto quello che, che ha di attrazione enorme il nostro territorio. Venezia, bellissimo, la Lagù, bellissimo. bellissimo progetto, bellissimo progetto. Complimenti, speriamo vada, vada venga realizzato il più velocemente possibile. Sì, no, penso proprio di sì, perché eh, anche a livello matematico conviene Gerto, economico, certo. matematico. Eh, ma fa... un la un logica alluvio... non è sempre la base su cui base si muove sempre... questo paese <ride> 100 milioni di anni e ne spendo 200 per ultimare l'idrovia che mi risolve tutti i problemi delle alluvioni non è che ci vuole un genio vale. per... pa parlando sì. da imprenditore come lei a partita IVA imprenditore questa è la logica e anche l'idea del buon padre in famiglia ma sappiamo che questo paese non sempre si muove su queste logiche corrette, purtroppo sì, se, 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 avesse, se avesse ragione io, eh, l'Italia sarebbe molto migliore, nel senso che non è che il territorio padovano Veneto, è l'unico che ha problemi Ma di opere da ultimare di eh, situazioni assolutamente assurde, che ci sono, che sarebbero potute essere risolta risolte con. Risolte con un po, di un, po di testa. Esatto. un po' di buona volontà e un po' di testa, certo. va bene, va bene. speriamo bene.